Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quello di oggi è il terzo video recap di questa miniserie che voglio portare per gennaio sul canale, iniziata ormai con il primo video, cioè i film che attendo del 2022, poi i migliori film del 2021 e questo è il terzo video, appunto i peggiori film del 2021. Poi continuerà con i film del 2021 che ho visto e le serie del 2021 che ho visto, che sarà appunto l'ultimo video che chiuderà questa miniserie. Come per quanto riguarda le altre liste che ho portato su questo canale di questi recap, anche questa è personale, quindi anche in questo caso se c'è una classifica, in realtà non è una top, quindi uno dei film che a voi magari quest'anno è piaciuto tantissimo e ho potuto toccare con mano che alcuni di questi film hanno fatto impazzire alcune persone di quanto sono belli secondo loro, quindi se c'è qualche film che magari non vi è dispiaciuto, non venite a lamentarvi nei commenti perché appunto è una classifica personale. Sì, potrei dire anche qualcosa di quasi oggettivo riguardo alcuni film, poi vedremo più avanti, ma è comunque una roba personale, quindi io penso che questi siano i peggiori film del 2021. Ma non perdiamoci in chiacchiere, magari prima di iniziare come sempre vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, di lasciare un like per supportare e se non siete iscritti iscrivetevi. In descrizione tra l'altro c'è anche il link di Pumpling con cui collaboro ormai da più di 2 anni e se volete la t-shirt di Groot che indosso oggi, vi informo che potete trovarla sul sito e inserendo il codice ilpensiero4 al momento del pagamento avrete la possibilità di avere un paio di calze gratuite a scelta, quindi sceglierete voi la fantasia per le calze, ma avrete anche il 20% di cashback, quindi per esempio spendendo 40 euro con la promo 4x40 che è anche compatibile con il codice vi verranno caricati ben 8 euro da spendere in un ordine successivo. Un'offerta abbastanza interessante, quindi se volete acquistare da Pumpling, il link è in descrizione. Supporterete il canale usando il codice, quindi vi ringrazio. Ma adesso iniziamo a parlare dei peggiori film del 2021. Come ho già detto, non sarà una top, quindi non andrà da quello che mi è dispiaciuto meno a quello che ho odiato, quindi metterò i film così un po' a caso, non ci sarà un vero e proprio ordine, e vi informo che molto probabilmente per questi film ci saranno spoiler, quindi se non avete visto uno di questi film per qualche strano motivo vorreste vederlo, ci sono i diversi capitoli che ho segnato nel video, quindi passate all'altro film. Ma appunto non penso ci sia qualcuno che effettivamente voglia guardare proprio tutti i film di cui parlo oggi. Iniziamo con Wonder Woman 1984. Allora, il primo film di Wonder Woman a me non è dispiaciuto, anzi, quando capita lo riguardo anche volentieri, non è il peggiore proprio del DC Extended Universe, anzi, dopo Shazam, quindi dopo The Suicide Squad, dopo Shazam, probabilmente Wonder Woman sta al terzo posto per il DC Extended Universe. E quindi non ho quasi nulla contro il primo film. Mentre questo secondo possiamo dire che è totalmente insensato. L'ho visto in digitale quando è uscito, non è uscito in sala. È una visione davvero molto lenta. Con tutte le scene d'azione che ci sono, anche a volte abbastanza, anzi no, quasi sempre abbastanza girl power. Scene che tra l'altro devono per forza sfigurare tantissimo la figura dell'uomo in generale. Se ci fate caso non è un discorso maschilista, tranquilli, perché non avrei motivo di farlo, ma se fate caso ad ogni scena di combattimento, soprattutto quella al centro commerciale, tutti gli uomini che si vedono hanno qualche problema che non va. Vengono descritti in un modo terribile. C'è chi si sbrodola con il cheddar, con l'hamburger al Mac, chi guarda le ragazze fare Pilates. Fateci caso, se vi capita di rivedere il film, fateci caso, perché è davvero disturbante come roba. Ma non è questo il problema maggiore, perché il problema maggiore è proprio il film. L'ho trovato molto lento, molto noioso, e soprattutto i villain che ci sono, che sono Cheetah, se non sbaglio si chiama così, la tipa Ghepardo, e il Maxwell, il tizio interpretato da Pascal, non hanno senso di esistere. La tipa vuole diventare super bella, ma diventa cattiva per questo, viene mutata dalla sua trasformazione e diventa cattiva per questo. È un po' un origin story di un villain che viene usata molto spesso e quindi l'ho trovata un po' copia e incolla. Mentre l'altro non si è capito effettivamente se è un villain o un tizio che hanno messo lì a caso per fare un po' da contro a Gal Gadot, Wonder Woman. Il problema è che comunque, per quanto riguarda l'attorialità, l'interpretazione di Pascal, il personaggio ci sta. Non ci sta per niente proprio il personaggio. Le motivazioni, tutto quello che fa soprattutto. Il finale poi non ne parliamo. Wonder Woman che così a caso si ricorda di avere dei poteri, anzi scopre di avere dei poteri qui, che ricordiamo è ambientato nel 1984, quindi molto prima di Batman v Superman e Justice League. Per esempio riesce ad attaccarsi con la frusta alle nuvole, ai tuoni, riesce ad attaccarsi ai tuoni e volare anche.
Però questi poteri se li è dimenticati poi in Batman v Superman, che è ambientato nel 2016. Non è successo niente, non c'entra niente, questi poteri non sono mai esistiti. Quindi sì, abbastanza un film terribile da guardare. L'ho visto solamente una volta e non voglio sinceramente più rivederlo. Passiamo poi a Genitori vs Influencer, film italiano con Fabio Volo, che con la recensione su Instagram ad aprile, non ci sta più nemmeno su Instagram questa recensione, ho avuto l'onore di avere un commento, anzi più commenti, da parte della regista, che ha cercato in tutti i modi di giustificare le cafonate di questo film. Perché, come potete intuire anche dal titolo, è un film che cerca di fare uno scontro che comunque esiste nella vita di tutti i giorni tra genitori ed influencer. I genitori sono quelli che comunque hanno più l'autorità, secondo il film, e gli influencer quelli più stupidi. Poi questo film cerca di far sembrare che gli influencer in realtà hanno del cuore, riescono a fare qualcosa di buono. Ma allo stesso tempo, siccome chi ha lavorato a questo film non sa assolutamente cosa significa fare l'influencer, nonostante comunque ci sia Dell'Ellis che, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma è un influencer, siccome non tutti sanno quello che significa essere influencer, fanno diventare Fabio Volo, per un attimo, il papà cattivo, cioè chiamato proprio il papà cattivo sui social, o una cosa del genere. Non ho intenzione assolutamente di rivedere il film. E così, totalmente a caso, facendo solo dei piccoli video stupidi, fanno vedere che gli arrivano cose gratis a casa, fanno vedere che fa un botto di soldi, diventa subito ricchissimo, che, ok, alcuni influencer possibilmente sono diventati anche così, ma dopo aver fatto questo genere di cose o sono scomparsi totalmente o si sono comunque fatti il culo dopo aver avuto questa esplosione eccessiva. Hanno iniziato a lavorare effettivamente come influencer. Facciamo un esempio: Khaby Lame. Lui ha iniziato il suo picco facendo solo un movimento con le mani e qualche video comico. Ok, quando faceva video comici in realtà abbastanza divertente, quando questo gesto con le mani l'ho trovato un po' troppo eccessivo, ma ok, ha iniziato la carriera da influencer un po' così, ma ora lo stiamo vedendo effettivamente lavorare con manager e robe varie proprio come influencer al 100%, quindi tanto di cappello naturalmente. Invece questo film, anche quando cerca in qualche modo di aiutare la figura dell'influencer, secondo la regista anche, cerca solamente di affossarlo. E siccome comunque non mi reputo un influencer al 100%, ma io lavoro sui social e comunque ho diversi social su cui gestisco diversi format e robe varie, e comunque ho contatti anche con diverse aziende, eccetera, posso capire con mano quanto sia in realtà totalmente diverso da quello che abbiamo visto in questo film. Poi vabbè, non parliamo del livello recitativo perché non voglio assolutamente dire parola. Paradossalmente l'unica più brava del cast è Giulia Dell'Ellis, quindi facciamo capire un po' come stiamo ragionando a livello di attori, se Giulia Dell'Ellis è la migliore del cast. Ad un certo punto, così a caso, c'è anche qualche battutina strana sull'identità di genere, perché penso che questo film sia sbagliato sotto molti punti di vista. E siccome conosco anche persone di una certa età che odiano totalmente il lavoro dell'influencer perché sono inutili, sono solamente gente che non sa fare nulla, è diventata famosa e ricca, ricchissima per non fare nulla, questo film cerca in tutti i modi di dare legna a questo fuoco. E infatti ne ho avuto la riprova, l'ha visto qualche persona di queste che conosco, e con qualche scena totalmente amimica di Fabio Volo che grida contro la figlia che sono fannulloni, non sanno fare niente, le persone che già pensano questo danno ragione al genitore. E anche in questo caso, quando si cerca di dare un po' di senso più all'influencer, queste persone continuano a dire no, non è vero, perché sta facendo soldi senza fare niente e si sta facendo regalare scarpe, magliette da aziende senza fare niente, senza lavorare, solo facendo qualche video. E no, non è così che funziona. Quindi sì, continua a sbagliare anche quando cerca, secondo la regista, perché questo mi ha scritto più volte, di sistemare il tiro per gli influencer. Altro film di cui voglio parlare, che comunque forse è anche il meno peggiore dell'anno scorso, Cenerentola, uscito su Amazon Prime Video verso settembre, il 3 settembre se non sbaglio, ed è un musical con Camila Cabello, la cantante che appunto interpreta Cenerentola. Qual è il grande problema di questo film? L'idea ci poteva anche stare in realtà, perché non è assolutamente la Cenerentola che conosciamo tutti, non è la...
Non ci sono cattivi in realtà, la matrigna è, a un certo punto diventa anche amica. Ci sono dei cambiamenti che ho apprezzato come la fata madrina, che qui è un attore nero tra l'altro, quindi c'è anche quel che di inclusione in qualche modo, ma il problema più grande sono le canzoni e come vengono rappresentate. Tranne qualche problema anche di regia, scavalcamenti di campo quella quando il principe e Cenerentola parlano, ma lasciamo perdere, le interpretazioni non ne parliamo. Il problema più grande sono appunto le canzoni, che non sono originali, almeno non tutte. Sono canzoni pop dei Queen, dei Beatles, tantissimi altri cantanti e gruppi, coverizzate, quindi modificate un po' dal film. E ancora il fatto che ci siano canzoni in questo modo... Ok, ci può stare, ma non il modo in cui vengono rappresentate. Sembra molto tutto un po' più senza voglia di farlo. Qualcosina in realtà l'ho apprezzata in mezzo al film, ma il fatto che la madrigna a un certo punto diventa amica e riesce anche a dare il senso di vita a Cenerentola invece di appunto essere la villain, quello no, l'ho trovato totalmente insensato. C'è anche il girl power, in realtà alcune scene ci stanno. Per quanto riguarda il girl power, perché alla fine, se non sbaglio, non lo vedo da un polo, non lo vedo da appunto settembre, se non ricordo male, lei rifiuta di diventare la fidanzata, la principessa. Non, devo forse rivederlo, anche se non ho così tanta voglia, ma ricordo che appunto alla fine non diventa proprio la fidanzata del principe. Probabilmente alla fine non è neanche una cosa così tanto originale come vogliono farla passare, però ci può stare. Peccato per tutti quei problemi di cui ho parlato prima. Pig. Parliamo di Pig. Premessa, io non sopporto per nulla il Nicolas Cage né del passato e né quello attuale, che a quanto pare, secondo molti, ha iniziato a prendersi poco sul serio, quindi non fa più film perché si crede un grande attore, cosa che in realtà non è mai stato per quanto mi riguarda, nonostante sia stato candidato, forse ha anche vinto alcuni Oscar, ma in fin dei conti l'Oscar non è che fa il bravo attore. Tralasciando tutto quello che sta combinando comunque fuori set, il fatto che si ritrovi qua e là ubriaco, scalzo nei bar, quello lasciamolo perdere perché separiamo il personaggio dalla persona, quindi io parlo del Nicolas Cage cinematografico. Io non lo sopporto, come ho già detto non lo sopporto, infatti in questa lista ci sono ben due film di Nicolas Cage nel 2021, perché comunque ad anno ne fa 10 milioni perché deve ripagarsi un botto di debiti, e Pig è il primo di cui voglio parlare, che ho messo in questa lista non tanto per il film, anche se c'è qualche problema che non davvero mi ha fatto rabbrividire, ma quanto più per proprio il film, la trama, la sinossi del film. C'è Nicolas Cage, che è un vecchio campagnolo, un vecchio che in realtà abita in montagna, non proprio in campagna, che cerca il tartufo con il suo maiale, appunto come dice il titolo Pig. Ad un certo punto questo maiale scompare e lui va ad uccidere gente qua e là per cercare il maiale. Cioè, questo è diciamo un po' il pretesto. Non so voi, ma a me sembra la versione molto più stupida di John Wick. E John Wick già non è che sia il film così serio al mondo. Scompare l'animale e lui, che tutto un tratto diventa una macchina da guerra, va ad uccidere gente. Qui ci sono sì dei precedenti, ma proprio come in John Wick tra l'altro, e questa del maiale è un pretesto, tra l'altro come John Wick, quindi ancora più similitudini. Ma a questo punto secondo me avrebbero dovuto prendere anche un cane, così il cane da tartufo al posto del maiale, così i cani sul set erano due, appunto il cane da tartufo e Nicolas Cage, perché in questo film, come nell'altro di cui voglio parlare in questa lista, non si può guardare. Secondo me in questo film cerca in tutti i modi di prendersi sul serio, non è per nulla, come molti dicono appunto, più giocherellone, più scherzoso, non lo è. Non so adesso l'intento che avevano per questo film, appunto una cosa seria o una cosa più scherzosa e molto parodistica. Fatto sta che non mi è piaciuto assolutamente. Passiamo a Bingo Hell, primo film che ho visto del Welcome to Blumhouse parte 2 su Amazon Prime. Blumhouse io la adoro come casa di produzione horror, tanto che forse è la produzione di cui ho visto più film horror, anche perché ne produce tantissimi all'anno, infatti meglio la qualità che la quantità, e questo ne dà la riprova. Ci sono alcuni film bellissimi come Scappa Get Out, a me è piaciuto tantissimo Freaky, che comunque non è nulla di che, ma ce ne sono tantissimi altri molto meglio, Split... ma ci sono altri film come per esempio questo Bingo Hell, che fa parte di questo ciclo di 8 film in realtà, ma questa è la parte 2, quindi 4 film che sono stati rilasciati su Amazon Prime l'anno scorso verso ottobre, e beh, davvero terribili, molto terribili.
Dei quattro in realtà ho visto solamente Bingo Hell e Blackest Night, che tra l'altro sarà il prossimo di cui parleremo, perché ho detto no, perché devo farmi ancora male? Sinceramente penso che gli altri due film siano anche peggio o comunque allo stesso livello. Di Bingo Hell ne ho già parlato sul canale, quindi se volete un discorso più incentrato vi invito a guardare quel video, ve lo lascio qui nelle schede. E quindi niente, non ho moltissimo da dire perché vi rindirizzo là. Vi dico solamente che fa schifo, cioè abbastanza fa schifo, perché il villain è un tipo che lavora ad un bingo, che in realtà è il diavolo, ecco, e ci sono questi vecchi che devono cercare di sconfiggere il diavolo. La premessa potrebbe anche starci, sembra comunque un film parodia, cosa che la Blumhouse fa molte volte, ma si prendono anche in questo caso molto sul serio i vecchietti che iniziano a dare colpi di borsetta al diavolo. Passiamo a Blackest Night, che sul canale non ne ho parlato, anche se nel video di Bingo Hell avevo detto che ne avrei parlato prima o poi, invece non l'ho più fatto, grande Andri. Blackest Night alza un po' l'asticella, da 0 appunto quello che è Bingo Hell a 1,5, perché è migliore di Bingo Hell, sì, ma la premessa qui fa veramente cagare. Ci sono i vampiri, e già per quanto mi riguarda qui possiamo intuire perché non mi sia piaciuto così tanto. A me i vampiri non piacciono quando sono trattati male, perché intanto secondo me c'è un gioco di parole stranissimo per il titolo e per tutto quello che succede nel film, e poi ci sono un sacco di stereotipi, sia per le persone nere. Quindi non so se il regista o chi ha lavorato a questo film effettivamente è afroamericano, ma ci sono un botto di stereotipi per i neri, quindi non lo so. Poi stereotipi sulle persone omosessuali, stereotipi sui vampiri, non so come dire, sulla cultura del vampiro. Questo vi consiglio di vederlo, sinceramente. Bingo Hell no, perché Bingo Hell veramente mi ha dato un senso di tristezza. Questo consiglio di vederlo perché almeno fa divertire di quanto sia stupido e forse non volutamente stupido, perché sembra davvero molto serio. Sembra, cioè almeno questa è l'intenzione che avevano, però è molto stupido, quindi guardatelo. Lo trovate su Amazon Prime perché è il secondo film appunto del Welcome to Blumhouse parte 2. Oh, ecco qui l'altro film di Nicolas Cage, Willy's Wonderland, o meglio dire Five Nights at Freddy's, il film copia. Dai, è letteralmente quello, tanto che mesi e mesi fa, quando ho parlato di Five Nights at Freddy's, il film, sembrava che l'attore a dover interpretare il personaggio umano in questo film fosse appunto Nicolas Cage, questo perché erano arrivate foto dal set che sembravano appunto rappresentare Nicolas Cage assieme a questi animatronics. E infatti è così, però non è il film di Five Nights at Freddy's, è questo Willy's Wonderland. Sulla trama non ho tantissimo da dire perché alla fine Five Nights at Freddy's sotto ogni punto di vista. Poi abbiamo questo Nicolas Cage che non dice una parola per tutto il film, e forse è uno dei motivi per cui mi è piaciuto un po' di più in confronto a Pig. Però tutte le espressioni sempre da Nicolas Cage serioso, qui sì, si prende un po' meno sul serio, ma sempre un po' serioso, con questa figura molto tenebrosa, con gli occhiali da sole, questa barba strana. Ho riso letteralmente ad ogni scena. Poi gli animatronics, orribili. Spaventosi forse sì a volte, ma orribili. I personaggi secondari stupidi, in pieno stile film horror scadente, o anche film horror in generale in realtà. Ma siccome questo l'ho noleggiato a 6 euro, se non sbaglio era 6,50€, 6,90€, beh, mi sono abbastanza pentito di aver speso questi soldi. Me l'avevano consigliato non dicendomi nulla, dicendomi solo di guardarlo, quindi ho fatto un po' la roulette russa. Mi sono sparato in testa. 47 metri, Great White. Terzo film di questa saga, penso ne faranno altri sicuramente, 47 metri, che trovo totalmente inutile. Allora, contestualizziamo un po'. Il primo film, 47 metri, l'ho visto nel 2019 in estate, se non sbaglio, perché sì, l'ho visto quando ero in vacanza, mi sono cagato abbastanza a volte ad entrare in acqua perché ero anche più piccolo di ora e mi sono fatto un po' condizionare. Però il primo film mi era piaciuto, anche il colpo di scena finale ci sta, alla fine anche il fatto di restare totalmente in acqua e non poter uscire in qualche modo come diversi film di squali, senza avere la possibilità di andare in alto, appunto stando a 47 metri. Il secondo film invece l'ho trovato totalmente inutile, perché intanto non c'erano 47 metri, non erano in una gabbia, intanto che il film si chiama Uncaged, senza gabbia, e poi ad una certa comparivano anche degli squali quasi zombie. Brividi, ma non per la paura, ma anche per la CGI. Questo l'ho visto in estate 2020, l'ho visto appunto sempre in vacanza nello stesso punto in cui ero nel 2019, e posso dire che
non me ne fregava assolutamente nulla di entrare in acqua o non entrarci, perché questo film non mi ha per niente condizionato. È terribile sotto ogni punto di vista. Sotto il punto di vista del femminismo, del girl power, di tutto, perché la regista è donna, intanto, e questo secondo me ha condizionato un po' l'intero film, perché le protagoniste sono solo ragazze, e appena compare degli uomini, un solo uomo, viene subito divorato dagli squali. E questa cosa mi faceva ridere perché sembrava davvero una regola. Comunque, il secondo film già terribile. Passiamo poi al terzo, che è arrivato appunto quest'anno, nel 2021, e si chiama 47 metri, il grande bianco, comunque, lo squalo bianco. Sembra che sia uno squalo, ma in realtà sono più squali, quindi, vabbè, non soffermiamoci su questo. Soffermiamoci sul fatto che continuino ad usare il nome 47 metri, quando in questo caso in realtà le persone stanno sopra il ciglio dell'acqua. Stanno su un gommone. Che cosa c'entra 47 metri? Tanto che forse in inglese non c'è neanche il 47 metri. Forse è un problema che stanno facendo qui in Italia o in altre parti, e anche in altre parti del mondo. Non c'è il titolo 47 metri. Prodotto magari dalla stessa produzione, ma perché continuare a mettere 47 metri? Capisco che magari attira il nome. Attira il nome con appunto un sentore di saga, ma no, non ha totalmente senso. Ci sono tutti gli stessi problemi del secondo film. Il primo in realtà non l'ho guardato da un po', quindi non so se lo voglio vedere, perché magari cambierò idea. Anzi, molto probabilmente cambierò idea anche su quello. Ma il terzo film è totalmente identico al secondo per quanto riguarda le tecnicità. Quindi la CGI terribile, sembra un cartone stupido lo squalo, un personaggio di un cartone stupido. E quando in realtà c'è qualche scena che sembra carina a livello di CGI, è perché non è CGI. Ho notato che alcune scene, quando lo squalo è solo, quindi non è nella stessa inquadratura con i personaggi, hanno fributato delle scene di un documentario sullo squalo bianco. E tutto ciò fa davvero ridere. Molto ridere. Ci sono le stesse inquadrature di un documentario. Poi vabbè, non me ne frega assolutamente nulla dei personaggi, sono tutti stupidi. Dal primo all'ultimo, tutti totalmente stereotipati. C'è un tipo surfista, il figo di turno, appunto, che tra l'altro assomiglia spaventosamente a Chris Evans. Poi c'è un Jeff Goldblum nero, c'è il personaggio nero che assomiglia tantissimo a Jeff Goldblum, abbiamo poi due cinesi razzisti, ricordiamolo, e tra l'altro il primo a morire, per informazione, è proprio il nero. Va bene, non voglio davvero più parlare di questo film perché mi viene ribrezzo solo a ripensarci, e questa è anche una scusa perché non ricordo proprio nulla di questo film, e facciamoci due domande: per nulla memorabile, fa proprio schifo. Oh, non vedevo l'ora di passare a questo film. Venom, Let There Be Carnage, o in italiano La Furia di Carnage. Questo film l'ho recensito sul canale, ma sono stato fin troppo buono. Gli ho dato un 6. Devo capire il perché gli abbia dato un voto così alto, perché secondo me non si merita neanche un 5. L'ho rivisto ora che è uscito in digitale, non ho voluto spendere così tanto per il Blu-ray, quindi l'ho visto semplicemente in digitale per avere una seconda visione e magari cambiare idea. Ma l'idea l'avevo già cambiata anche prima di rivederlo. Infatti questo film non si può chiamare film. Peggio ancora di Spider-Man No Way Home, perché Spider-Man No Way Home quantomeno è emozionante, mi è piaciuto tantissimo, anche se appunto anche lui non è neanche un film. Però questo, davvero, la trama non esiste. O meglio, la trama c'è un minimo, anche qui un pretesto più che trama, ma si sistema tutto in un'ora e trenta, o anche meno. È sembrato tutto velocissimo. Dalla prima scena all'ultima. Venom continua ad essere un cretino di Colorado, il peggior comico di Colorado, tra l'altro. Carnage cerca di copiare Venom. Mi aspettavo con Carnage un cambiamento, quindi magari la linea più dark del film, invece no. Cletus un idiota, quando esce di prigione sembra un bimbo stupido. Ho avuto qualche discussione nei giorni passati con altri utenti, discussioni comunque pacifiche, non nulla di attacchi e robe varie. Questi utenti dicevano che Venom mangia in testa a tutta la saga di Spider-Man di Tom Holland. Niente, non riesco a non ridere. Scusatemi. No, non per niente, perché sembra anche una bestemmia tutto sommato, perché non è assolutamente vero. Come fa ad essere due film di Venom, i due film che abbiamo visto? Il primo film, diciamo che sono ancora dell'opinione che non sia malissimo, non fa proprio schifo. Non è bellissimo, non è bello neanche. È un 6, questo sì, il 6 se lo merita. Ma il secondo film, il secondo sequenza di scene senza nessun senso. Scusatemi,
ecco come possiamo chiamarlo, non arriva per niente al 5. C'è tutto sbagliato in quel film. Non esiste una trama, i personaggi sono inutili. Il personaggio principale fa ridere, non dovrebbe fare ridere. Non fa ridere in realtà, ma vorrebbe fare ridere, non dovrebbe fare ridere. Spero di aver fatto capire un po' tutto. Il villain idiota, inutile, fa anche lui battute, potenziamento e mangia la testa del prete. Grande. Ci rendiamo conto che in realtà Venom 2 da molti viene detto che sia il più bel film del mondo solo perché c'è quella post-credit che ho odiato. Dopo Spider-Man No Way Home quella post-credit l'ho odiata perché già comunque non era chissà che gran post-credit durante la visione, ma dopo quello che succede in No Way Home, che senso ha? Cioè, potevano far entrare Venom nel Marvel Cinematic Universe in tutt'altro modo per far collegare Venom a Spider-Man o farli combattere. Davvero un film vergognoso, Venom le Derby Carnage. CGI, battute, scene d'azione che non si capiscono, non si capisce nulla delle scene d'azione che arrivano totalmente a caso. Cioè, Venom e Carnage non si sono mai incontrati, Venom e Carnage sto dicendo, non si sono mai incontrati prima della scena nella cattedrale e a caso combattono, non abbiamo nessun unione tra i due personaggi, non capiamo nulla il perché esattamente Carnage voglia uccidere Venom. Capisco che è pazzo, si è unito a un pazzo, si è unito a un pazzo in realtà che è diventato stupido dopo l'uscita dal carcere, ma non abbiamo un minimo di entrata nel personaggio e nei personaggi nel loro scontro. Poi c'è il tizio a caso Mulligan, il poliziotto che dovrebbe diventare Scream, se non sbaglio, che è un altro simbionte. E perché lo sta diventando? Non ho capito, cioè, gli si sono illuminati gli occhi? Ma perché? Capisco che il Venom, il simbionte si passi con un morso, infatti Carnage, Cletus prende il simbionte mordendo la mano ad Eddie. Ma perché Mulligan dovrebbe diventare un simbionte? Non ha morso il nasino a Venom o a Carnage. E poi Shriek, perché è stupida così tanto? Se Carnage ti dice non gridare, perché gridi? Personaggio messo totalmente a caso, morto, finalmente morto, cioè non vedevo l'ora che morisse, in un modo terribile, manco il peggior film mai fatto. È morta come il cattivo di Coco, tra l'altro, quindi. Poi Carnage, che è l'antagonista principale di Venom, tralasciando Spider-Man naturalmente. Carnage, il villain più potente di Venom, muore nel primo film in cui compare, mangiato da Venom. E lo stesso Cletus, mangiato da Venom, gli mangia la testa, cosa che voleva fare per tutto il film, ma Eddie gli dice non farlo. Venom, no, non mangiare le teste, no, non mangiare, no, non assomigliare per nulla al personaggio che dovresti essere, per favore non farlo, non accarezzali i cattivi, non gli mangiare la testa. Vai al KFC e ti prendi dei nuggets. Scene al limite del cartunesco, la scena in cui Eddie inizia a disegnare velocissimo il punto dei cadaveri che nemmeno Giovanni Mucciaccia sotto qualche sostanza stupefacente. Oh, ma a che punto stiamo arrivando con sto film? Può piacere il film naturalmente, ma c'è gente che si osa, perché a sto punto è osare, dire che questi due film mangiano la testa, per fare un riferimento, agli Spider-Man di Tom Holland. Non parliamo poi del finale con protettori letali, che poi tra l'altro viene anche citata in No Way Home, e tu dicevi che protettori letali fosse un nome di merda. Sì, lo è. Stai paragonando davvero protettori letali ai Vendicatori, gli Avengers? Ok, Venom. Passiamo a parlare dell'ultimo film che trovo peggiore nel 2021, non il peggiore ma uno dei peggiori appunto, Home Sweet Home Alone. Remake, sequel, spin-off? No? Magari. Di Home Alone, Mamma ho perso l'aereo. E dire che questo sia in realtà il remake sequel di quel film, anche questa probabilmente è una bestemmia o una cosa che chi la dice deve per forza finire in galera, quindi preparate le manette. Terribile, l'unica cosa buona di questo film, sapete qual è? Che finisce. Battuta riciclata da qualsiasi video in cui parlano di un brutto film. Finisce, quella è la parte migliore davvero. Dura tantissimo, o meglio, dura pochissimo ma sembra tantissimo. Il personaggio principale è odioso. Mentre Macaulay Culkin, anzi, Macaulay Culkin Culkin, perché ufficialmente ora si chiama così, ha cambiato nome, aggiungendo un secondo nome che ha fatto scegliere i fan e hanno scelto Macaulay Culkin, quindi si chiama Macaulay Culkin Culkin. Ok? Ecco, mentre lui almeno in Mamma ho perso l'aereo era un po' simpatico in tutte le brutte cose che faceva, questo è antipatico da morire, bruttissimo come personaggio. È l'amico pacioccone di Jojo Rabbit, che tra l'altro voglio vedere, a gennaio lo metteranno su Disney Plus e non vedo l'ora di rivedere.
Lì era simpatico, tutto sommato, qui l'hanno reso davvero terribile. A livello di recitazione comunque ci sta, è anche normale, bravo il bambino, però terribile come personaggio, davvero inguardabile. Non parliamo poi dei cattivoni di questo film, cattivoni mi raccomando. Un padre di famiglia che perde il lavoro per Natale e ha bisogno di una bambola, secondo loro, rubata da quel bambino per riuscire a sopravvivere, non cambiare casa e non finire sotto un ponte. Davvero i cattivoni più cattivi spietati di tutti i film Marvel, ecco. Lui tra l'altro è Peter di Deadpool 2, quello che muore subito nella X-Force, anzi è l'ultimo a morire nell'X-Force, tranne Domino appunto, mentre lei è Erin di The Office, che è la mia serie preferita. A livello di recitazione loro fuori questo film non sono nemmeno terribili, anche molto comici. Lei in The Office fa spaccare per quanto sia stupida, ovviamente il personaggio fatto apposta, stupido. Stessa cosa lui in Deadpool 2, che è l'unico film in realtà che ricordo con questo attore. Qui anche loro diventano dei pezzi di legno molto stupidi, quindi neanche un minimo di cervello. Qui scene anche al limite del cartonesco, che c'erano anche in Mammo per Solero. In Mammo per Solero ci sono tantissime scene che avrebbero fatto morire tranquillamente i due ladri, però almeno erano divertenti. Qui sono solamente stupide. Lui che scorreggia in faccia a lei, lui che cade sopra di lei, lei che cade sopra di lui che non si accorge di avere un VR addosso, pesantissimo perché il VR non è leggero, e crede di essere entrato di essere andato al Grand Canyon con lui che si vede dentro il videogioco, quindi lui vede i suoi vestiti in quel momento da Babbo Natale nel videogioco. Non funziona così un VR. E poi dovresti sentire che hai una maschera gigante addosso. Oh no, sono morto, dove sono? E che cos'è che sento e non posso levare che ho in testa? No, questa cosa non la dice nel film. Sono arrivato anche a dispiacermi per questi due. Immaginiamo a che punto arriviamo. Perché non sono cattivi. E il bambino li sta letteralmente quasi per uccidere. Finché magari in Home Alone, in Mamma ha perso l'aereo, c'erano sì mattoni in testa, questo in realtà nel secondo, scatole di vernici, barattoli di vernici lanciate ad una forza tale da distruggere il cranio di una persona, ma quelle erano quantomeno divertenti come trappole. Qui abbiamo il bambino cattivissimo e sadico, peggio ancora di Kevin, che prepara una pistola Nerf con le puntine da disegno attaccate ai proiettili di gomma. Oh, ma aspetta, quella scena mi ha ricordato Soul, la scena delle siringhe, ma immaginiamo veramente a che punto siamo. Poi a un certo punto c'è uno schifo di bernoccolo reso anche forse bene, però troppo schifoso. Cioè, nemmeno nel peggior film splatter gore che ci stanno in circolazione. Naturalmente impossibile con quel che è successo rendere quel bernoccolo, ma al mondo c'è sicuramente stato qualcuno che ha avuto quella specie di cosa in testa. Bernoccolo o no che sia. Ma fa schifo in un film del genere. A un certo punto compare anche Buzz, non Lightyear, Buzz McAllister, che interpreta un poliziotto. Tra l'altro l'attore di Buzz in questo momento è in carcere, separiamo le due cose come per Nicolas Cage, ma qua interpreta di nuovo Buzz McAllister, quindi ci fa capire questo che è appunto un sequel di Mamma perso l'aereo nello stesso universo ambientato ora appunto. Lui è cresciuto, è un poliziotto a quanto pare che non sa fare il suo lavoro perché non capisce che quelle due persone non sono palesemente quelli che abitano in quella casa, ma il problema è proprio perché hanno voluto inserire questo personaggio, per farci ridere, per farci divertire, farci capire che oh, è nello stesso universo, Kevin esiste, Kevin chiama ogni anno Buzz facendogli lo scherzo, c'è gente, c'è un bambino in casa come avete lasciato me due volte. Tra l'altro una delle pochissime cose che, anzi forse l'unica cosa che mi è piaciuta di questo film è il fatto che Kevin ora da grande sia effettivamente uno che progetta allarmi per le case, proprio per non far entrare i ladri, cosa che è successa a lui da piccolo. Questa è l'unica cosa che mi ha divertito. Ma il fatto che abbiano inserito Buzz totalmente a caso perché non serve nel film, alla trama non serve a nulla, proprio, cioè, riguardate il film se l'avete visto o guardatelo per la prima volta e accorgetevi quanto Buzz sia influente alla trama. È messo lì solo per farti dire, ah, guarda, easter egg dal primo Malone. Basta, nient'altro. Poi una scena stupidissima per far dire al personaggio di Buzz, hai perso l'aereo, in originale sei a casa solo, proprio lo dice così con la slow-mo per farti capire bene, assimilare nel cervello che sta dicendo il titolo del film originale, sta dicendo il titolo Home Alone, oh, mamma ha perso l'aereo, hai perso l'aereo, sei a casa solo. Altri personaggi che guardando un film dicono,
Ah, non avrà mai la qualità del film originale, chissà perché vogliono ancora fare questi remake. Lo stai appena facendo, non dirla questa battuta, se sai anche tu che non sarà mai un film buono come il primo. Film che comunque anche Mammo perso l'aereo è molto sopra le righe e probabilmente, come dicono molti, uscito oggi nel 2021, non renderebbe allo stesso modo. Ma ormai è diventato un cult e comunque ce lo teniamo così com'è. Ma ambientare un Home Alone nel 2021 è un pericolo perché effettivamente ci sono un sacco di modi per avere la possibilità di contattare i genitori in Giappone. Si sono inventati il fatto che la Alexa tarocca parli in tedesco e non riesca appunto a far contattare i genitori, ma è abbastanza una cavolata. Comunque ragazzi, questi erano i peggiori film del 2021 secondo la mia modesta opinione. Ho detto anche qualcosina a livello oggettivo, ma mi sono concentrato più sulle cose personali. Se vi va, scrivete con un commento qui sotto se anche voi qualche film di questa lista lo trovate il peggiore del 2021, o in caso scrivete la vostra lista, che può contenere 10 film o anche di più, perché il video di oggi finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi se non siete iscritti, seguitemi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok. Su Instagram tra l'altro faccio le mini recensioni per i film che non porto qui sul canale. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale. Andri passa e chiude. Ciao.